No, I'm not a writer. Okay. Sarebbe tanto fare la playlist su questo canale il mio camper, e quando dico mi piacerebbe fare una cosa che non comporta l'uscita di soldi, vuol dire che la faccio. Quindi potrei fare che faccio vedere tutte le parti del camper una per una, tutto separato, una volta la stufa, una volta il frigo, spiego un po' come funziona, eccetera eccetera, il giro dei gavoni, un gavone alla volta, anche per capire chi ha già un camper o chi vuole prendersi un camper, le possibilità che ci sono di stipare le cose e che cose ho messo io, insomma, può essere un'ispirazione, no? Ma io direi di far vedere una cosa alla volta. Sì, dai, io direi di far così e organizziamo tutto in zona, addirittura gavone per gavone. Piccolo promemoria per chi non ha letto il trailer di questa playlist: illustrerò zona per zona ogni parte del mio camper, della sede qui, delle puntine del mondo, degli uffici. E oggi iniziamo col gavone numero 1. Iniziamo a dire che il gavone numero 1 avrebbe bisogno di una seconda mensoletta, perché guarda spazio sprecato, questo quasi dappertutto. Seconda cosa, nei prossimi lavori da fare, questo è un sistema di alimentazione, cavo, antenna TV. Io non ho la televisione, non la voglio, quindi questo andrà tolto. Idem quella ciabatta, oppure verrà recuperata e sarà comandata, acceso spento, perché lì ci attacco, può essere che ci attacco la lampada, che è quella che sta illuminando adesso, o comunque in ogni caso questo alimentatore qui che porta all'hub USB che vedi qui sotto. Questo hub che mi sono attaccato mi serve per ricaricarmi le cose, può essere la macchina fotografica, la GoPro, la sigaretta elettronica, il power bank. Solo per ricaricare, non è collegato a nessun computer e serve appunto a dare corrente. Tra le cose che hai visto c'è questa scatoletta. In questa scatoletta, guarda, io ci metto il tabacco, cartine e filtrini. Mi è molto utile perché non sporchi, e se ti fai la sigaretta, rovesci un po' di tabacco, lo ributti dentro sta scatola, chiudi e via. Leggerissima, di plastica, come tutte le cose insomma dovrebbero andare nel camper. Dei canevacci extra. Non è caffè, cos'è? Una scatoletta di alluminio leggerissima, vediamo cosa c'ho dentro. Ci ho messo dei lazzi di ricambio verdi, arancioni, dei fili da cucire, sono peggio di una femmina, bottoni, un altro bottone per jeans e in fondo c'è l'ago. USB, sono l'USB universale. A parte questo qui, il modello vecchio, per alimentare la GoPro, il caricabatterie per la macchina fotografica. In quanto la macchina fotografica ha due batterie, quindi una la posso ricaricare direttamente collegando il cavo USB alla macchina fotografica, e la seconda batteria la posso collegare qui. Dei calmanti nel caso andiamo in montagna, io soffro di vertigini. Acqua ossigenata, Autan, ci prepariamo per l'estate. Bende, probabilmente prevedo di farmi male, insomma. Il Cardotec per il cane, per la filaria c'è chi gli dà le pastiglie, c'è chi gli fa il vaccino. Io spero di inquadrarti tutto correttamente, perché ti ho detto l'app della GoPro non funziona più. Stiamo tutti aspettando un aggiornamento, i possessori della GoPro. Dentro questa scatolina di legno leggerissima mi sono messo altri lacci ancora, prevedo di perdere tanti lacci. Questi qui che servono per chiudere i sacchetti. Nastro adesivo e ancora nastro adesivo. Probabilmente prevedo di scozzettare tante cose. Le carte da 1, 1 metro, estensibile da 3 metri. Oh, guarda, un altro accennino. Un registratore GPS per registrare i percorsi GPS e vederli poi su Google Earth o su altri programmi che gestiscono le tracce. Nastro isolante. Un adattatore da un adattatore da tedesca a normale. Carbone vegetale. Nastro biadesivo. C'è un po' di tutto. Rinazina spray nasale antiallergico.
le puntine per la macchinetta, la graffettatrice, e questo vape qui è un dopo puntura. E poi ci ho perse qui delle graffette, non si sa mai. La mia bella scorta di batterie. Astuccio 1. Cosa abbiamo messo dentro l'astuccio 1? C'ho la colla, che è quella che ho usato per fare la carta delle portiere dei mobili che hai visto nell'altro video. Altro nastro biadesivo. Qui sono dei feltrini di gomma, sono quelli che servono per non far sbattere le portiere, oppure da mettere sotto le sedie, di solito si usano. Qua ne ho ancora, anzi ne ho un casino, ne ho un disastro. C'ho anche quelli a strappo, io che dicevo che odio la roba a strappo. C'ho una colla, questi qui invece di gomma trasparente, e tante fascette. Astuccio number 2, salute. Ah, questo è quasi vuoto, dei Moment, una siringa non si sa mai, metti diventa un tossicomane, e una forbicetta. Bene, primo gavone l'abbiamo visto, alla prossima, al prossimo video della playlist Gli uffici delle puntine del mondo.